RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. Va bene, RLB, radioattiva, buongiorno, sono Edoardo Meruca, buongiorno Simona Gambero. Buongiorno. Chi ci porti questa mattina? Allora, questa mattina da Cosenza ci spostiamo, perché stiamo parlando insomma un po' di tanti problemi, invece torniamo alla musica che comunque è da, per certi versi, anche il nostro pane quotidiano. E ci spostiamo a Carolei, a Vadue di Carolei, perché c'è una bella iniziativa che si ripete, ci sarà il 28 e il 29 ottobre, si chiama Ninfeo in Art Festival, è la quarta edizione ed è promossa da, presentata da Suoni e Rumori, e ne parliamo questa mattina con la direttrice artistica della manifestazione, che è Antonella Persiani. Buongiorno Antonella. Buongiorno Persiani. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Bene. Allora, questa edizione, quarta edizione, un appuntamento che si rinnova, sono due serate di musica e non solo. Parlaci un po' del programma. Sì. Allora, partiamo il 28 ottobre, quindi venerdì, dalle 18.30, l'apertura mostre la sera, a partire dalle 20.30 avremo prima occasione, quindi una novità per il Ninfeo in Art, il premio Ninfeo in Art. Quindi abbiamo istituito 11 categorie dove, a scelta di una giuria nostra interna, dato dei premi alle eccellenze che ci riguardano non solo territorialmente ma anche a livello regionale. Proseguiremo naturalmente il 29 sabato, partiremo dalle 18.30 con un laboratorio socioculturale naturalmente curato da Maurizio Alfano, dal titolo naturalmente Scuola di Razzismo, in cui verrà presentato anche il libro Italiani Razzisti per Bene, quindi cercheremo anche di interagire con questa realtà che al momento sul nostro territorio è molto sentito, è una problematica molto forte. Poi dalle 21.30 avremo gli eventi live, quindi avremo un open act dei Six Dog, dei Room of the Insole Shoes, e poi a seguire avremo naturalmente il nostro gioiello musicale, il The Coordinator, con la sua produzione folk. Quindi, come sempre, cerchiamo di portare questo caleidoscopico programma musica. Naturalmente rimangono all'interno del parco, come di consueto, le mostre di pittura, fotografia, appunto del collettivo Calico. Tra l'altro vi aspettiamo naturalmente in questo scenario meraviglioso. Esatto, questo volevo dire. È una location bellissima, quella del parco storico, esatto. Senti, esatto, sì. Ecco, la scelta, io volevo poi chiederti un attimo, la scelta proprio invece dei premiati, io leggo nomi anche che noi conosciamo bene, non solo dalla Terra di Piero, ma a partire anche da Natascia Cucunato, ci sono anche band come Villa Zuc, che si sono veramente distinti in questi ultimi anni per il loro, ovviamente per le loro produzioni musicali, ecco, ma c'è anche il magistrato Carmen Bruno, c'è una scelta variegata anche sotto questo aspetto, si dà importanza anche a temi sociali, ecco, in qualche modo. Sì, assolutamente sì, perché come dicevo la Calabria non ha nulla che manca rispetto alle altre regioni, poi per ogni settore, come naturalmente anche Carmen Bruno, per esempio una nostra eccellenza territoriale, una ragazza che non ha ancora compiuto i 30 anni di età, che ha avuto già naturalmente l'abilitazione alla magistratura. Quindi, certo. Abbiamo scelto i nostri migliori naturalmente fiori territoriali, definiamoli così. Antonella, io ti ringrazio e ovviamente dimmi appuntamento venerdì 28, sabato 29 per questa quarta edizione del Ninfeo in Art Festival, questa due giorni veramente di tante cose, musica, pittura, scultura e anche laboratori. Grazie mille, una buona giornata. Una buona giornata. Buona giornata a trovare. Buona giornata, grazie. Buongiorno.